scandalo! Professor Totti, le fa questo il modo di tenere la disciplina? Che fa lei vicino alla finestra? E lei che sta fuori dal banco? Dica voi, dica voi. Professor Totti, prende il nome di codesti due alunni. Vi insegnerò io a stare in classe. Vi insegnerò io a stare in classe. Intanto esclusi per tre giorni. Intanto esclusi per tre giorni. E ne avvertirò a casa i vostri genitori. E ne avvertirò a casa i vostri genitori. Ma che cos'è? Scappa dalla finestra! Cinque mani! Cinque mani, correte alla palestra ginnastica! È scappato un alunno! Ma no, ma no, ma... Le posso assicurare, signor direttore, che quel giovine non era della classe. E chi era allora? Come si trovava alla sua lezione? Ma chi lo sa? Silenzio! Nessuno si attenti a fiatare. Si spieghi, risponda. Ma cosa vuole che le risponda? Non saprei. Con la faccia al muro, cioè alla lavagna propriamente, io scrivevo famiglie, specie, sottospecie di scimmie. E fate silenzio, maleducati, almeno mentre parlo qui con il signor direttore. Ma mi faccia il piacere. Mi dica come, dove era entrato nella sua classe quel giovane. Ma forse dalla finestra, entrate ed uscite. Silenzio! O vi caccio via tutti quanti per 15 giorni. E lei lascia entrare chi vuole dalla finestra mentre fa lezione? No, mettiamo le cose a posto, signor direttore. È anche colpa del portinaio che dorme dinanzi al portone della scuola senza badare chi si introduce nella palestra ginnastica. Veda, lì c'è quella finestra, si scala con niente, basta alzare un piede e si è subito in classe. E lei? Che ci sta a fare, lei, sulla cattedra? Oh, santa pazienza, con la faccia al muro, cioè alla lavagna, propriamente. Ma non ci badi, signor direttore, non ci badi. Quel giovine, chissà, forse perché amante degli animali, zoofilo, stava attentissimo, tanto che io non me ne ero neppure accorto. Sì, ho capito. Ne riparleremo più tardi, professore. Come vuole. Intanto... Niente, come il vento. Non si è visto di dove è sparito. Adesso ne riparleremo, professore. Lasci prima andar via gli alunni. Via! A casa! A casa! Ragazzi... Oh, dunque! Le pare, professore, che si possa seguitare così? Che io debba sacrificarmi con tutto il da fare che ho ad assistere ogni volta alla sua lezione? Mi lasci dire. Per una volta che non posso, ecco che lei per poco non mi butta all'aria al ginnasio col baccano dalla sua classe. Cosa vuole che le dica? Sarà forse per la vivacità con cui qualche volta io faccio lezione. Veda, parlando delle scimmie... Che scimmie, scimmie? Voi, caro Cinque Mani, silenzio, prego. Do spiegazioni al signor direttore. Ragazzi, signor direttore, ragazzi, sentono parlare della coda prensile, sentono dire che hanno quattro mani, pensano che giusto qui abbiamo un bidello che ne ha cinque, e ragazzi si mettono a ridere, naturalmente. Ma non dica così, professore. Lei mi indispone. Ecco, benissimo, indispone. Non vi mischiate voi, Cinque Mani. Mi scusi, signor direttore, ma creda che tutto questo baccano fa il capo anche basta a me così. Come... State al vostro posto. Insomma, basta. State al vostro posto, che diamine. Per due ragazzi non mette proprio conto, via. Ah, questo no. Come non mette conto? La disciplina, la dignità della scuola. Ah, signor direttore, vogliamo parlare sul serio? Come sul serio? A le pare che io le stia parlando per ischetto. No, dico sul serio, se vogliamo venire al vero punto della questione, l'orario. Signor direttore, l'orario,
Mi arrivano stanchi morti questi ragazzi all'ultima ora, dalle 8:30 della mattina, seduti all'ultima ora. Posso pretendere che se ne stiano fermi, placidi, così come li vuole lei? Abbia pazienza. Scusi, ha per caso un temperino? Ma che cosa le salta adesso di venirmi a domandare un temperino? Se vuol farsi un taglietto a un dito, piccolo piccolo, o lo vuol fare a me? Per farle vedere, caro cavaliere, che alla nostra età il sangue è acqua, acqua di Malva. Consideriamo questi ragazzi che invece hanno il fuoco nelle vene e friggono. Io li guardo serio, non creda. Così. Ma le giuro che quando me li vedo davanti con certe facce da santi anacoreti, mentre sono sicuro che sotto sotto me ne stanno combinando qualcuna... La sfido, se lei ci sciala così... No, io li guardo serio, così. Io non so, come se non mancassero di rispetto a lei. A me, ma che a me, mancano di rispetto al professore. Mi scusi... Da quanti anni insegna lei? Io, perché? Risponda, la prego. Da 34 anni. E non ha famiglia, è vero? Famiglia? No, solo. Io e mia moglie quando c'è il sole. Sua moglie? Come sarebbe? La mia ombra, quando me ne vado a spasso. A casa il sole non c'è e dunque non ho con me neanche la mia ombra. E quanti anni, scusi? 34. No, dico d'età. Faccia lei. Bene. Senza famiglia, 34 di insegnamento, non credo che possa provare gusto a insegnare ancora. Che gusto è gusto, me li sento pesare sul petto come 34 montagne. E allora perché non si ritira? Ha quasi il massimo della pensione. Cosa ritirarmi? No, non ci penso neanche. Vuol dire che dopo più di un terzo di secolo che porto la croce, il governo mi paga per altri 4-5 anni due soldi di pensione e poi basta. E che vuole di più? Ritirato, a riposo? Sicuro, a sbattermi la testa contro il muro. E che colpa ne ha il governo se lei non pensò a mettere famiglia a tempo? Eh già, dovevo mettere famiglia a tempo con lo stipendio che mi ha dato. Per morire di fame, io, mia moglie e i miei 4-5 figli. E magari 8. E magari 10, sa, quando uno ci si mette, no. Follie, caro direttore. E ringrazio Dio che volle sempre guardarmi dal farlo. Però, ora la piglio. Che? Ora prende moglie? Sì. Il governo con me non se la passa liscia. Veda, io calcolo, quando pare a me, che mi debbano restare 4-5 anni di vita e prendo moglie. Sì, signore, prendo moglie per obbligare il governo a pagare la pensione non soltanto a me, ma anche a lei dopo la mia morte. Questa è bella. E perciò vuol prendere moglie alla sua età? La mia età? Ma cosa c'entra l'età? Scusi, allora lei è come tutti gli altri. Sente dire che voglio prendere moglie, si immagina una moglie, chissà che moglie, e mio marito e si mette a ridere. No, guardi, io mi prendo una giovine. Povera, timorata, di buona famiglia, la quale si dovrà pur figurare come moglie davanti allo Stato civile, altrimenti il governo non le pagherebbe la pensione. Ma poi che moglie, che marito, ma roba da ridere veramente, sa? Ma lo sa che lei è un bel tomo, professore? Mi congratulo, uomo di spirito. Eh già, perché lei adesso si sta figurando di vedermi. No, Dio me ne guardi. No, ma sono nel conto, sa, segnata al passivo, in precedenza. Corna ad ogni modo, senza radici. Se marito non sono, non voglio e non posso essere. Pura e semplice opera di carità. E se poi gli imbecilli ne vorranno ridere, ne ridono pure, tanto a me non importa niente. Giustissimo. E li mangeremo presto questi confetti. Beh, non manca per me. Io cerco, appena trovo, ma l'ho già sott'occhio. Oh, le faccio fin d'ora le mie congratulazioni. Grazie. Spero che mi inviterà alle nozze. Come no, il primo, si figura. Grazie, mi stia bene, si professore. Mi stia bene anche lei, signor direttore. 5 mani, pastrano e cappello. E sa, ragazzina me la piglio. Ah, sì? Sì, ragazzina. Per obbligare il governo a pagarle la pensione per almeno altri 50 anni dopo la mia morte.
Permette, signor direttore? Che tipo? Capace di farlo, sa? Di ciò che la gente possa dire di lui, non si è mai curato. Può star certo che prende moglie davvero. E vedremo anche questo. Addio. Servitor suo, signor direttore. Sbrighiamoci. Già, manca per noi di fatti. Da un'ora qua ad aspettare, con tutto il da fare che ho su, a sentire certe sudicerie. Sta zitta! Mi senta, mi sta bene. Ho i capelli bianchi, me li ha fatti diventare rossi dalla vergogna. Maledetta linguaccia delle donne, subito in terza, non perdiamo altro tempo. E tu in quarta, eh? Io in quarta? E perché? Ci vada lei, io pulirò qua. Ordine e obbedienza, per Dio, Su in casa comanda tua madre, fagli scuola. Comando io. Vice direttore, eccolo qua. In terza, in quarta, in quinta. Con quel camice, in pompis. Sputa tondo e non fa nulla. Ah, tu ridi, malcreata. Ma vuoi vedere chi vi prende a scopata tutti e due? E chiudi la porta mentre spazia Rufona. E apri la finestra. Se no tutta la polvere si butta qua nel corridoio e tocca mangiarmela a me. Subito in quarta, t'ho detto! In quarta non ci vado, papà! Mi ci sento soffocare. Ma ci vada lei, mi faccia il piacere. Ma non vedi che c'è ancora il professore? Oh, beh, lei gli dica che esca! Non possiamo mica stare qua fino a sera ad aspettare che se ne vada. Questo è giusto. Professore, ancora così? Ma se ne vada, santo Dio, che dobbiamo far pulizia! Ma non basta il tempo che ci ha fatto perdere. Come dice, vuol parlare con me. Che? Uffa! E qua è fatto. Oh! E tu che stai a fare qui? Aspetto che esca il professore. È ancora là dentro? E tuo padre dov'è? Parla con lui. Con lui? Ma che discorsi può avere tuo padre col professore? E che vuole che ne sappia io? Papà, lo prego di uscire. Lui se l'è chiamato dentro per parlargli. Ah, sì? E tu stai a sentire ciò che gli dici? Io? Ma che vuole che mi importi? Aspetto i loro comodi. Già. Tu aspetti, lui parla e lavoro io solo. Ma che gusto di lamentarsi senza ragione. Ogni giorno lei fa la pulizia in due classi. Bene, le pulisca e se ne torni su. Al resto penserò io. Mi piace questo discorso. Le pulisco e me ne torno su. E tu rimani qua solo ogni giorno 3 ore. A dondolartela. Già, tra le banche, un bel festino. Il fatto è che io ti chiamo di su e tu non rispondi. Ogni giorno, con una scusa o con un'altra, o te ne scendi giù apposta dopo di me, o perdi qua tempo. Ora per rifornire l'inchiostro alle panche, ora perché non trovi il gesso per le lavagne. 3 ore al giorno. Come se qua ci fosse il vischio. Ma se con la scusa che è stato qua tutta la mattinata, papà? Appena lei se ne risale, scappa via a prendere aria. E tocca a me ripulire 3 classi. La direzione, il gabinetto di storia naturale. E tutto il corridoio. E questo poi è il grazie per tutto il tempo che perde, la pena che mi do. Non c'è verso in questa casa. Andiamo, che poi arriva il direttore e si lamenta che trova tutto sporco. Oh, e bada di non farti aspettare, ragazzina. Ma che diavolo fanno? Papà, e che non esce il professore? Ah no, aspetta te. Vai. Ma dove? Là dentro? Sì, vai. Non aver soggezione. Ma che significa? Significa che vuol parlare con te. Con me?
con te, birichina! Le ha detto forse, le ha detto qualcosa per me? Qualcosa per te, appunto. E lei? Tua madre dov'è? In quinta. Ma mi dica, lei ne è contento? Figliola mia, contento se tu ne sei contenta. Ma c'è anche tua madre. E bisogna fare le cose, lo sai, con ordine e obbedienza. Va a parlare col professore adesso. Senti ciò che ti dirà. È anzianotto, ma professore, uomo di giudizio. Pare un po' strambo, ma per essere buono, è buono. E lo so, è tanto buono. E supponevo, mi aspettavo che l'avrebbe parlato per me. Ah, te ne aveva già prevenuto. No, l'ho supposto. E allora, figlia? Ma eccolo qua, vai, tranquilla, vai. Professore, quanto bene mi fa. Che peso, che macigno mi levo dal petto. Mi metterei a saltare dalla contentezza come una ragazzina. Bene vuoi che sia. Bene di padre. No, più. Un padre fa bene ai suoi figli, ma li ha fatti lui, è suo dovere. Lei è più che padre per sì, me. Sì, sì, ma tu come padre considerami e basta. Avessi, dico poco, 30 anni di meno. E allora, dunque, padre e nient'altro. Padre, sì. Lei sarà il nostro vero padre, ecco. Ha bisogno di cura, d'assistenza. Bene, ci sarò io, la curerò io. E lei sarà anche il padrone della mia casa. E non si pentirà del bene che mi avrà fatto. No, ma non dire così, figliola cara. Che cosa vuoi che sia quel po' di bene che ti faccio io di fronte a quello grande che mi farai tu? Ma solo a sentirti ridere contenta accanto a me. Io sola. E saremo in due, professore, a ridere contenti e felici. In due, sì, tu ed io. E Giacomino, professore, Giacomino, che sarà più contento di me di lei. Come, Giacomino? Scusi, vuole che non sia contento anche Giacomino. Ma quale Giacomino? Come, non è stato lui a pregarla di venire a dire una parolina per noi a mio padre? No, ti sbagli, figliolo. Come sbaglio? Oddio. Oddio, che ha, professore? Niente. Una legnata in testa. Dunque, che volevo essere considerato da te soltanto come padre, ti ho detto, è vero? Sì, certo. Ma mi dica che sbaglio può esserci stato. Padre, non perdiamo la testa, Agostino. Dunque, cerchiamo di intenderci, ragazza mia. Chi sarebbe questo Giacomino che tu credi sia venuto a pregarmi? Bada che da me non è venuto nessun Giacomino. Ah, no? E allora che ha detto lei, allora, a mio padre per me? Ho detto quello che ho finito di dire orora a te, che io potrei darti uno stato prendendoti con me come una figlia e basta. Ma è sola? Vorreste che mi pigliasse anche questo Giacomino che tu dici? Capirai che per gli occhi del mondo... Ma sei come figlia, professore? Come figlia, sì, ma se devo darti uno stato, non basterà che tu te ne venga così senz'altro a casa mia. Ci sarà pur bisogno... E non c'è Giacomino? Sì, ma lo stato di fronte alla legge non te lo potrà dare lui. Te lo devo dare io. Capisci? Professore, io non capisco più niente. Ma come, scusi, mio padre mi aveva detto che era contento, se ero contento sì, per quel che lei aveva sì, detto per me. Sì, ma questo Giacomino spunta all'improvviso, io non ne sapevo niente, non l'ho mai neanche sentito nominare. Mai? Giacomino Delisi, professore. Delisi, ah, Delisi, sì, mi ricordo, è stato mio scolaro tanti anni fa, lo conosco. E da allora, appunto. E da allora che fate all'amore? Beh, un bel pezzo. Ma ha detto che lei gli vuole bene. Ah sì, ma non fino al punto di portarmelo in casa. E perciò... Mi ero immaginata che lei avesse parlato papà per me. No. Per me e per lui. No, ti sbagli. Oh, povera me. Che allegrezza in sogno. Perché? E ora come faremo? Siamo al punto di prima. E io che... Che non posso più aspettare. Professore. Che non posso più aspettare. Perché? Ah, sì. Sono perduta, non posso più aspettare. Ma aiuti, professore, mi aiuti. Ma che aiuto ti posso dare io? Parli a mio padre, gli dica che conosce Giacomino, che sa che è un buon giovane che farà di tutto per trovargli un posticino. Io, sì, allora. Tanto da potermi mantenere. E alla fine gli faccia comprendere che non posso più aspettare. Mi faccia questa carità, professore. Ma per me, io posso anche dirglielo, ma ti pare che tuo padre voglia darmi ascolto? Forse le darà ascolto, lei è qua, professore. Ehi, professore, come professore non mi rispetta neanche. Poi ti pare che tuo padre possa credere sul serio che io abbia modo di procurare un posto a questo Giacomino? No, non importa, si provi a dirglielo, forse di lei si fiderà. No, figliola, se il posto per lui è tutto, tant'è vero che era contento perfino per me,
Come, per lei? Eh sì, siete ragazzi voi, non considerate tante cose. La faccenda era già complicata con questo benedetto Giacomino, ma ora si complica ancora di più, perché non bastava Giacomino, ci voleva anche Giacomino. Ma insomma, che cosa vuoi? Che io diventi padre e nonno tutti in una volta? No, professore, che dice? Lei ha ragione, io non avrei dovuto farlo. Ma non so più io stessa come sia stato. Beh. Ora lui è più pentito e disperato di me. Non sappiamo nessuno dei due come uscirne. E il tempo stringe. Vabbè. Ma aiuti, professore, vabbè, per carità. Ora che lei sa tutto, ora che per un caso mi sono trovata a confidarmi con lei. Sì. Ma aiuti. Sì, sì, ti aiuto, ragazza mia. Stai tranquilla. Io non so ancora come stanno le cose, ma non mi tiro indietro. Va bene. Va bene, padre e nonno, più di questo. No, no, professore, questo non è possibile. E Giacomino, professore, Giacomino. Giacomino, ti posso dire anche Giacomino. No, no, ma non dico questo. Oddio, professore, mi fa avvampare dalla vergogna. Lascia stare la vergogna, fa conto che in questo momento ti stai confidando con tuo padre. Dunque, stammi a sentire, ragazza mia. Tu mi dici Giacomino e io ti rispondo che Giacomino, sì, ci sarà, però io non lo devo sapere. Cioè, lo so, ma deve essere come se non lo sapessi. Antico scolaro, amico di casa, e posso voler bene anche a lui come un figlio. Perché no? Ma lui, professore, lui, le sembra possibile che dica di sì? Ma questo può essere per me, per salvare me. Sì, e io gliene sono grata. Ma non può essere per lui, non consentirà mai. E allora? No, guardi, l'aiuto che mi aspetto da lei è quello che già le ho detto. Lei parli a mio padre. Lo persuada a farmi sposare Giacomino, sì, che non c'è più tempo da perdere. Sì. Un posticino lo troverà di certo, lo sta cercando, lo troverà. E intanto ci facciano sposare. Ecco, questo. Va bene. Mi faccia questa carità, va professore. Bene. Io ora entro qua dentro con la scusa, sì, della pulizia. Sì. Perché deve venire lui. Lui qua? Sì. Viene quasi ogni giorno a quest'ora. Hai capito? Credevo che oggi non sarebbe venuto perché aveva parlato con lei. No. E invece, com'ero contento. Su. Vado a parlare a papà, professore. Sì. Io sono di là. Va bene. Ma per carità, non gli faccia capire niente. Oh, niente. E grazie, professore, grazie. E mi compatisco. Quattro. Professore, che fa? Gioca da solo la morra. La morra. Dov'è Lillina? Se n'è andata. E lei? Me ne vado via anch'io. Ma insomma, lei ha parlato sì o no? Sì, ho parlato. E chi le ha risposto? Di no, che non vuol saperne. E come, pareva così contenta. Cinque mani, sappiatemi intendere, anche per fare un discorso breve e venire subito al rimedio. Qui l'affare non è liscio. Non è liscio? Come non è liscio? Che vuol dire? Oh, santo Dio, vi ho pregato di sapermi intendere. Quando una cosa non è liscia... Scusate, che cosa intendete voi per liscio? Liscio, guardate, è così. Se ora poniamo, io ci metto qua questo cappello, fa gobba e non è più liscio. Oh, professore, io so intendere. Ma lei sappia parlare quando parla di mia figlia. Che vuol dire codesta gobba? Parlando di una donna, cosa sia questa gobba? Mi pare che potreste anche intenderlo, no? Oh, che dice mia figlia? E badi come parla, calma, mia figlia! Calma, cinque mani, calma. Chi gliel'ha detto? Gliel'ha detto lei, risponda! Chi altro avrebbe potuto dirmelo, benedetto uomo? Ah, figlia infame, se disonorata! Con chi? Mi dica con chi, che l'ammazzo. Non ammazzate nessuno, glielo darete per marito e così non se ne parlerà più. Chi? Come? Glielo do per marito senza sapere chi è? Un bravo giovane, questo ve lo posso assicurare, state pur tranquilli. Voglio sapere chi è, come si chiama. Sì, bravo giovane, ma deve essere più svergognato di lei se ha potuto far questo. Ah!
Il disonore! No. La vergogna sulla mia faccia! No. Dov'è? No. Dov'è? Dov'è? Dove se n'è andata? Dov'è? Dov'è? Mi dica dove si è nascosto, ve la piglio con lei! Voglio averla qua per mangiarle a morsi la faccia! No. No. Vergognata! Vergognata! Via, fuori! Fuori dalla mia casa! Non mi sei più figlia! Vattene alla perdizione! Ma dove volete che vada, vecchio imbecille? Via, fuori! Non ti voglio più! Non la volete più? E sta bene, vuol dire che allora me la piglio io. Vieni! Vieni, ragazza mia, vieni, vieni con me. E non aver paura. No, non aver paura. Vieni, vieni con me. Vieni con me. Si accomodi. Grazie, ma... Ne sfascia tanti. Si figuri. Figlio unico, il cocco di papà. Non passa giorno che non gli compri un giocattolo nuovo. Ah, ecco il professore. Caro signor direttore, quale onore. Prego, prego, si accomodi. Grazie. Mi permetta solo un istante. Tu, senti, vieni un po' qua. Scappa subito in casa di mio suocero. Ora? Ora, subito, subito. Prego, si metta a sedere, hai capito? E che vuole che gli vada a dire a suo suocero? Vai a dire che vengano subito qua tutte e due, padre e madre, senza farli spaventare. Dirai soltanto che la signora non si sente bene e che ha bisogno di loro. Vai, scappa, scappa. Fai presto, ritorna presto. Mi scusi. No, mi scusi lei piuttosto, professore, se la importuno. Prego, prego. Grazie. Non mi importuno affatto, sono un po' turbato perché mia moglie... Oh, mi dispiace, ma se lei, professore, deve stare di là... No, non c'è bisogno della mia assistenza. Ho mandato a chiamare la madre perché fra donne si intendono meglio. A me non vuole dire che male ha, ma io lo so. Niente. Piccoli disturbi, così. Ah, forse... No, ci mancherebbe altro, uno basta, no. E un'altra cosa, è la gioventù. Come l'aprile vuole la pioggia, così la gioventù ogni tanto un po' di lacrime, ma poi rispunta il sole e ritorna l'allegria. Piuttosto lei ha comandi da darmi? Oh, per carità, che dice comandi? No, lei mi può sempre comandare, anche se la mia condizione adesso è mutata. Io rimango pur sempre il suo umilissimo subalterno. Io sono venuto a pregare veramente non tanto il professore quanto l'amico. Agli ordini. Non ho nulla, badi, da chiederle per me. O piuttosto sì, anche per me un piccolo favore che però le costerà ben poco, immagino, dopo la bella fortuna che le è toccata. Non mi parli di questa mia fortuna. E dunque, stia a sentire, le cose sono andate così. Mio fratello era in Romania e come io non sapevo niente di lui dopo tanto tempo, se fosse vivo o morto, così lui non sapeva niente di me se fossi vivo o morto. Allora si cercò a chi si doveva dare il suo denaro
e si trovò che lo si doveva dare a me perché risultavo l'unico erede. Ecco. E non è stata una fortuna, scusi? È una fortuna, non dico di no, e non c'è misteri, perché gira per il paese la chiacchiera che io tenga nascosto in casa chissà quanto denaro. Niente, neanche un soldo. Tutta l'eredità, così come mi venne, io la depositai alla Banca Agricola Cittadina. Una bella somma. Sì, signore, sono diventato il più forte azionista della banca a condizione di metterci qualcuno di mia fiducia. Sì, lo so, il Delisi. Il Delisi, appunto, Giacomino Delisi. Eppure mi creda, egregio cavaliere, che stavo molto meglio prima con tutta la mia miseria. Questo denaro è stato per me, non so neanche come dire, sa come quando tempo d'inverno i ragazzini la sera raccolgono le foglie secche cadute dagli alberi per farne una vampata, che se uno si trova a passare, anche piccolo piccolo, l'ombra al muro con quella vampa diventa come un gigante, che se alza un braccio arriva fino al quinto piano. Bene, così è stato per me. Ero niente, passavo e nessuno mi vedeva. C'è stata questa vampata dell'eredità e adesso appena alzo un braccio, appena muovo una gamba, ecco che tutti lo vedono, tutti mi stanno a guardare con tanto d'occhi, tutti vogliono conto e ragione di quello che faccio, di quello che non faccio, e se proteggo questo e se non proteggo quest'altro. Insomma, mi creda, mi sono seccato e le giuro che se non fosse per quel bambino che è di là, tante volte mi verrebbe la tentazione di andare in banca, ritirare tutti quei pezzi di carta e farne anch'io come un ragazzino una vampata, ma una vampata di quelle da fare epoca. Mi dispiace, professore, di aver toccato un tasto doloroso. Purtroppo. Ma mi permetto un'osservazione? Prego, anzi. Mi pare che lei non faccia tutto quello che dovrebbe. Dato che la malignità del paese, come lei dice, l'ha preso di mira, per ripararsene e risparmiarsi noie e dispiaceri. Io non faccio niente, mi creda, niente, me ne sto qui ritirato. Casa e scuola, scuola e casa. Ecco, permette? Siamo giunti appunto alla ragione della mia visita, la scuola. Si ricorda tempo fa quando le consigliai di mettersi a riposo? Sì, mi ricordo. E non c'era allora codesta cospicua eredità. Ma scusi, professore, perché adesso non fa questo almeno? No, mai. Aspetti, mi permetta di aggiungere. Non me ne parli, non sento ragione di ritirarmi, non voglio sentire parlare. Guardi, c'è più per me di quella creaturina. Le ore che mi prende la scuola sono elevate alla gioia che quella creaturina mi dà. Mi pare mill'anni ogni giorno che suoni la campana per potermene ritornare qui a casa a giocare e a fare anch'io il ragazzino. Eppure non transigo. Ma sa che è una bella ostinazione la sua? Ma se per lei è un martirio... Appunto, perché è un martirio. Io voglio rimanere quello che sono sempre stato. La croce me la voglio portare fino all'ultimo. E poi... Poi ci sono anche altre ragioni, veda. Se non avessi la scuola, io starei troppo in casa per via del bambino. E in casa... lei mi intende, darei molto fastidio. Quindi la prego, non ne parliamo più, ecco. Mi dispiace, professore, ma io devo ancora parlargliene, e seriamente. Ma insomma, allora cos'è? Mi si vorrebbe forse obbligare? Ma abbia pazienza, professore. Cerchi di mettersi un poco nei miei panni. Dalla mattina alla sera, in direzione, a casa mia, se esco a fare due passi, io sono oppresso, vessato da tutti. Padri di famiglia e anche estranei che non conosco, i quali vengono a protestare contro il preteso scandalo di codesta sua permanenza nell'insegnamento. Ah, sì? Sì, purtroppo, professore, mi creda. Una protesta civile vera e propria. E lei la chiama civile? Beh, si sentono offesi da ciò che si sa, da ciò che si dice in paese della sua vita privata. E lei cosa fa, lei? Ma io non voglio indagare adesso. Lei non vuole indagare. Se ha torto o ha ragione. Non vuole indagare. Dico capito. Questo, però, che lei, come privato cittadino, se ha la coscienza tranquilla, può infischiarsi del giudizio della gente. Sì. Ma da professore no, veda. Ha detto ad un pubblico ufficio, lei ha l'obbligo di tenerne conto. Come devo tenerne conto io, da direttore. E perciò,
sono costretto ancora una volta a consigliarle di mettersi a riposo. E di sottoscrivere così ad un giudizio iniquo. Ah no, veda però. Ah, veda, veda, cosa vuole che veda? No, 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 no. Non mi ritiro, non mi ritiro. Guardi, io accetto la guerra e voglio vedere che avrà il coraggio di venirmi a dire in faccia che io non sono un uomo onesto e che quello che faccio non è fatto a fin di bene. Ecco. Capirà che io ho fatto il mio dovere da amico. Io la ringrazio. La prevengo che si minaccia di portare la protesta agli enti superiori. Bene, facciano, facciano pure. E che se domani dal ministero si volesse qualche rapporto... Lei risponda come crede, che mi ha consigliato di chiedere il riposo e che io non ne ho voluto sapere. Vuol dire che ce la vedremo, ecco. E allora non mi rimane che salutarla, ecco, e augurarle che la sua signora si rimetta presto, grazie, in salute. Grazie, obbligatissimo, obbligatissimo. Non si incomodi. No, non mi incomodo. Rifletta piuttosto su quanto le ho detto. No. E segua il mio consiglio. No. Si ritiri. No. No! No. Cosa c'è? Vuoi che vada io di là, che stia attento un po' io al bambino? Sì, non posso badarci. È così fastidioso. Fastidioso, fastidioso. Forse perché ti vede in questo stato. Siamo come due mosche senza capo a vederti così. Lo sai che sono già 3 giorni. Ma che posso farci se non mi sento bene? Sì, lo so, figliola. Cosa credi, che io non ti compatisca? Siedi, siedi. Non me lo vuoi proprio dire quello che ti senti? Ma gliel'ho già detto, niente mi sento. Mi fa male la testa, tenere gli occhi aperti mi gira il capo. E non puoi neanche sentire parlare. Intanto non vuoi che si chiami il medico? Ma sì, credo anch'io che sarebbe inutile chiamarlo. Per carità, mi lasci stare. Abbia pazienza ancora per qualche giorno. E vedrà. Vedrà che mi passa. Mi passa tutto, tutto. 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 E lo vedo che ti passa. E ti passa bene, ti passa. Insomma, non ti vuoi confidare con me, eh? Ma cosa vuole che le confidi se non ho nulla? Proprio nulla da confidarle. Ma perché vuole tormentarmi? Ah, tormentarti, tormentarti, ma che tormentarti? Io vorrei soltanto che tu mi parlassi, che tu mi dicessi quello che è accaduto. Ma se non è accaduto nulla, glielo giuro, nulla. Ma allora perché stai così? Perché mi sento male. Quante volte vuole che glielo ripeta? Ma credi davvero che io sia così rimbecillito da non capire che tu non puoi stare così solo... Solo perché ti fa male la testa. Aspetta, figliolo, aspetta. Lascialo stare per un momento questo mal di testa. Che questa forse sarà la ricetta per fartelo passare. Stammi a sentire. Tutte queste chiacchiere che la gente fa sul nostro conto ti hanno forse messa in soggezione davanti a me, fino a farti credere che tu non mi possa più guardare, che tu non mi possa più parlare come prima. Bada che questo sarebbe l'insulto più grave, il tradimento più brutto che tu mi potessi fare, quello di vedere in me quello che non voglio neanche dire. Se la gente parla, se la gente ride, c'è chi protesta, c'è chi minaccia, vedi, mi hanno mandato in casa perfino il direttore, lasciali fare! Lasciali dire, ciarle, risa, proteste, minacce per me non significano niente e non devono significare niente neanche per te. Sappiamo bene tu ed io che non facciamo niente di male e dunque dobbiamo cercare di stare tutti uniti e di non darla vinta a nessuno, aspettando che il tempo mi dia ragione, non ora ma presto, presto. Quando vi avrò lasciati tutte e tre tranquilli e contenti. Hai inteso? Hai inteso? Sì, sì, ho inteso. E allora parlo, figliola. Avanti, dimmi la verità, che cosa è accaduto? Vi siete litigati? Ma no, ma che litigare?
Non mi sono litigata con nessuno. Perché lui non viene qui da 3 giorni? E che vuole che ne sappia io? Non va neanche alla banca da 3 giorni. Ma si vede che farà male alla testa anche a lui. Ragazzi, ragazzi miei, pensate che il tempo rimane per voi e che un giorno che levate a me è peccato, 3 giorni che non canti, 3 giorni che non ridi, e ti ho sentito a dire che non è successo niente. Qui deve essere accaduto qualcosa di grosso e tu me lo devi dire. Tu me lo... Va bene, se non lo vuoi dire a me, lo dirai a tua madre. Mia madre? Sì, sì. Ho fatto chiamare mia madre? Sì, signore. Io non ho niente da dirle. Non ho niente da dire a nessuno. Mi lascino stare, per carità. Mi lascino stare. Chi è? Rosa? Sei tu? Eccomi qua. Eccomi qua. Avanti. Non vieni a riferirmi quello che ti hanno detto? Che stanno per venire. Sono usciti dopo di me. Faccia conto che sono qua. Ma badi, che non volevano saperne. Di venire, eh? Perché dicono che non vogliono mischiarsi nei suoi affari. E chi ha detto loro di mischiarsi? Non so, hanno detto così. Ma tu li hai avvisati che la signora non si sentiva molto bene? Li ho avvisati. E si sono guardati negli occhi. Tra loro. Tra loro. E allora hai sciolto lo ciringuagnolo, figuriamoci, avanti, dimmi quello che sai, se sai qualche cosa. Che vuole che sappia io? Io non so niente. Faccio qua la serva, non faccio la spia né altro mestiere. Voglio il mio rispetto, ha capito? Se mi vuole mi tenga, se non mi vuole mi mandi via. Ho considerazione della signora, approvarla non la provo. Voglio bene al bambino. In quanto a lei, se proprio vuole saperlo, ecco qua. Lei mi dà proprio allo stomaco. Se mi vuole mi tenga, se non mi vuole mi mandi via. Che linguaccia, che linguaccia, tutti a me capitano. Ma... Caro Cinque Mani, cara suocera, accomodatevi, accomodatevi. Tante grazie. Questo non è posto per noi da star comodi. Mettetevi a sedere e posate il cappello. Non poso niente. Voi almeno abbassatevi il velo sulle spalle. Grazie, non mi abbasso niente. E il cappello io, per sua norma, me lo levo a casa mia. Qua non è casa mia, per cui... Questa è la casa di vostra figlia. Se voi non l'avete mai voluta considerare come vostra... Marianna, psst, andiamo via. Ma via, siete matto, che cosa vi ho detto? Non facciamo storie, che ho ben altro per la testa. Sedetevi, sedetevi e discorriamo. Discorriamo? Lei vuole discorrere lei? Lei prima deve stare a sentire il discorsetto che dobbiamo farle noi. A te, attacca. Avanti, sentiamo questo discorsetto, ma sbrigatevi per amor di Dio. Eccomi qua. Tanto io quanto mia moglie. Io e mia moglie, va bene? Va bene, avanti. No, sa, per precisare, perché noi due siamo intanto marito e moglie per davvero. Or dunque, tanto io quanto mia moglie, lei sa bene che non abbiamo messo piede in questa casa se non il giorno dello sposalizio. E Dio sa quello che abbiamo patito. Noi, quando, perché? Ah, perché dice, quando dice? Ma ora stesso, ora stesso. Sappia che con tanto d'occhi ci ha guardato la gente davanti a tutte le porte, affacciata a tutte le finestre, vedendoci venire qua. Vabbè, vi hanno guardato, e poi... Ma basta, Marianna! Lascia parlare a me. No, un momento, Cinque Mani, voglio prima sapere questo. Vi ho detto, sì o no, 1000 volte a scuola di venire qui insieme con vostra moglie a trovare vostra figlia? Sì, me l'ha detto. E allora chi vi ha proibito di venire? Ah, vuol sapere chi ce l'ha proibito? Aspetta, Marianna, che gli rispondo io. Già che lei parla della scuola... Voglio che sappia che là, davanti ai suoi colleghi e agli alunni, io la saluto per semplice considerazione sociale e basta. Perché io solo so, il signor direttore, tutte le porcherie che mi tocca scancellare dai muri per lei e per la mia figliola. Cosa da far cadere la faccia a terra dalla vergogna, la faccia a terra. Vuol sapere chi ci ha proibito di venire? Lei è la favola del paese e il paese ha ragione. E io e mia moglie, tutte e due, lo sappia. Siamo col paese! Perché siamo gente che non ha ancora perduto il santo rossore della faccia, il santo rossore, qua e qua! Gente onorata siamo! Volete sapere che cosa siete voi due? Due asini siete, due asini.
Mi parli con rispetto perché sono suo suocero. State zitto, suocero. Sapete bene come e perché io mi sono presa vostra figlia. Se l'è presa perché ha voluto prendersela. Sì, signore, con tutto il cuore. Non già per noi se l'è presa, perché per noi poteva restare dov'era, che sarebbe stato meglio. Vergogna nascosta, anziché pubblica, come lei l'ha ridotta. Mossa, che non possiamo più mettere il naso fuori di casa, per paura d'aver beccata la faccia dalla gente. Va bene, basta, basta adesso, per favore, basta. Avete finito, vi siete sfogati. Posso parlare io adesso? No! Che finire! Che sfogare! Aspetti! A lui, dico un po', a lui, a uno svergognato di quella specie, ladro dell'onore delle famiglie che l'ha coperto di ridicolo, dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, a lui doveva far dare il posto di fiducia alla banca, glieli deve guardare lui, gli interessi! E per questo allora tutta la vostra indignazione? No, non per questo. Questo è per giunta. Non le bastava avergli permesso con lo scandalo di tutto il paese che seguitasse a venire e qua. E pretendeva che ci venissimo anche noi insieme con quella. Non bastava, Anche a guardia degli interessi doveva essere messo. Ma che bisogno aveva di un tutore di questo tutore genere, mia figlia? Con la pensione che lei le lasciava e questa nuova fortuna piovuta dal cielo. Ma non poteva forse mia figlia restare libera, padrone di sé, col bambino, senza questo scandalo, guardata dalla madre e da me, sì. Bravi, bravi, bravi. Ma quanto siete bravi. Che vergogna, che basta. Vergogna. Sa perché siamo venuti noi qua adesso? Sentiamo perché siete venuti. Siamo venuti perché con l'aiuto di Dio pare che ormai sia tutto finito. Cosa finito? Lo dice tutto il paese. Finito? E come lei si infuria invece di ringraziare Dio? Insomma, che cosa è accaduto? È possibile che non debba saperlo soltanto io? Ah, è per questo che quella poverina piange da tre giorni. È inutile, vi facciate la croce, aspettate a farvela perché ci sono io qui ancora. Ci sono io! Sì, sì, ma anche i santi sacerdoti, per grazia di Dio. Cosa, i santi sacerdoti? I santi sacerdoti, sì signore. Ah, lei non sa che la sorella di lui... Di chi? Di Giacomino? Appunto, la signorina Rosaria Delisi ha messo sossopra tutta la gente di chiesa, sacerdote per sacerdote. E le annuncio che sarà qui tra poco Don Landolina. Don Landolina? E chi è? Un sant'uomo, il beneficiale di San Michele, ecco chi è. Il padre spirituale della signorina Delisi, ecco davvero? Chi è. Davvero? E vuole venire a parlare con me? È venuto ieri sera a casa mia, credendo che io fossi d'accordo con lei nel tener mano qua. Ho capito. Come ho saputo invece disse che... Disse che sarebbe venuto lui da me. Va bene, lasciatelo venire, se mi vuole parlare, segno che ha da vedersela ancora con me e ce la vedremo. Intanto, signora Marianna, fatemi la carità, entrate un momento di là da vostra figlia. Io? Non voglio più vederla io. Andiamo, cercate con buona maniera, con garbo, di farvi dire quello che effettivamente è successo fra di loro. Io? Ma lei è pazzo? Vuole che mi metta a parlare di certe cose con mia figlia? Ma per chi mi ha preso? Per una buona madre vi ho preso. Entro, ma non parlo. Se parlerà lei. Va bene, ma mi raccomando, con garbo. Buona maniera, perché quella povera figliola non sta mica troppo bene. E voi, cinque mani, fatemi un altro favore, saprò poi come regolarmi con voi. Da questo orecchio io non ci sento. Sono un pubblico funzionario, umile sì, ma pubblico funzionario, e non me ne sono ancora dimenticato. Vi siete invece dimenticato di essere padre voi. Vorrei sapere quanti siamo i padri qua. Il meno di tutti voi, ve lo posso assicurare. Ma finiamolo, state attento a quello che vi devo dire. Padre, padre. Dunque, fatemi il favore. Scendete subito in piazza. E poi? E poi salite su un momento alla banca agricola. E poi? E poi il canchero che vi porta. Ma se ancora non si spiega, che dovrei andare a fare alla banca? Niente, vedere soltanto se c'è Giacomino Delisi. Io? Quel laccio di forca? Ma dove la testa del professore? Ma se io lo vedo quel laccio di forca? Fate come la lepre davanti ai cani. Scantonate. Siete disposti a parlare con il cassiere? Per il cassiere nessuna difficoltà, ma non di quel signore là, vediamo. Va bene, basterà che gli domandiate a mio nome se non c'è niente di nuovo. E se vedo quello? Scantonatemelo, venite a dire, tutto qui, non c'è altro. Lui. Chi è? Lui! Non chi voglio è? Vederlo, vado che se lo vedi... Che c'è? C'è padre Landolina!
Dice che vuole parlare con lei. Venga, venga, si accomodi, fallo passare, padre Landolina. Ecco, ha visto? Io vado. Meno male che finalmente incominciano ad entrare persone per bene in questa casa. Padre reverendo. Chiarissimo professore. Reverendissimo. Prego, prego. Grazie, grazie. No. Qui, siamo così. No, ma guardi che io sto bene anche qua, grazie. No, ci mancherebbe altro. Lei è un personaggio di riguardo. Si accomodi qui sul divano. Obbedisco, grazie. Grazie. Obbligatissima. È il mio dovere. A che debbo l'onore di questa sua visita? Ecco, professore, se lei permette io avrei bisogno di tutta la sua bontà, riconosciutissima. Non tanto per quello che vengo a chiederle, che è giusto, quanto per me, timido servo di Dio, perché mi dia il coraggio di parlarle di una cosa molto, molto delicata. Coraggio? Eccomi qua, io le metto a disposizione, già che lei me la riconosce, tutta quella bontà che le ha bisogna, sicuro che se ne prenderà non più di quanto potrà bastargliene per farla parlare, eh? Nei limiti della discrezione, si intende. Grazie. È un caso di coscienza, professore. Coscienza sua o coscienza d'altri? D'una povera anima cristiana, non so se ha torto o ha ragione, non voglio indagare. Neanche lei, eh? Come dice, scusi? Niente, prosegua. Dicevo, non so se ha torto o ha ragione, addolorata, offesa per certe dicerie pregiudizievoli che girano in paese a carico del proprio fratello. Ho capito, lei dunque se ne viene qui da me a nome della sorella di Giacomino Delisi, eh? Fa il nome lei, professore, senta, non io. Senta, reverendo, se vuole parlare di questo deve essere a un patto, che lei prima di tutto si levi i guanti. Ma guardi che io veramente... Non dalle mani, dalla lingua. Mi parli chiaro, insomma, aperto. Con me si parla così perché non ho niente da nascondere io. Aperto! Ma scusi, non vorrebbe rispettare il mio ufficio sacro? Perché? È un... segreto di confessione. No, guardi, è il dolore, come le dicevo, di una povera penitente che viene a chiedere consiglio, aiuto al suo confessore. E lei se ne viene da me? Ma che cosa c'entro io? C'è il suo motivo, professore, se lei ha la pazienza di lasciarmi dire. Dica allora. Parlerò aperto, come lei desidera. La signorina Delisi, di parecchi anni maggiore del fratello, come lei saprà, ha fatto da madre al giovine, quasi fin da bambino rimasto orfano. E per grazia di Dio, con ineffabile compiacimento, se l'è visto crescere sotto agli occhi timorato, rispettoso, obbediente. Può abbreviare, padre, può abbreviare. Vuole che non conosca Giacomino? Meglio di lei lo conosco. È meglio della sorella. Ecco, io lo dicevo perché tutte queste buone doti che lei riconosce nel giovine sono merito, a mio credere, della buona educazione che ha saputo dargli la sorella. Quanto è bello finire come un cero d'altare, eh? Non capisco. Ardere e sgocciolare, padre, questa signorina Delisi, ottima creatura, intendiamoci, ottima creatura, e riconosco che ha saputo educare molto bene il fratello. E come avviene allora, professore, che a carico di questo giovine così ben educato si trovi adesso tanto da ridire in paese? Ecco,
Per me è chiaro che dipende da questo che il giovine frequenta con una certa assiduità la sua casa e che la malignità della gente, essendo la sua riverita consorte, anche lei molto giovine... Padre, vogliamo venire al vero scopo della sua visita. Ma già ci siamo. No, guardi, non ci siamo, glielo dico io. Andiamo per le spicce. Dunque, mandato dalla sorella, lei vorrebbe che io, per troncare questo che lei chiama dicerie pregiudizievoli, pregassi Giacomino di non mettere più piede in casa mia. Vuole questo? No, professore, non questo propriamente. Ma che vuole allora lei da me? Ecco, io le ho parlato della sorella, del dolore della sorella per queste dicerie che non fanno male solo al giovine, ma anche... Ma non vadi a me, la prego. Ma sì, io capisco che lei è superiore a codeste miserie, ma una povera donna, no? Una povera sorella che dobbiamo piuttosto considerare come madre, no? Ne soffre, piange. Chiede conforto e aiuto, è donna, che stradacce in questo nostro porco paese. Mi scusi, stradacce? Appena piove ti si sfanno subito sotto i piedi. E che piacere poi sguazzarci dentro, vero? Sguazzarci quando seguita a piovere. Ma veramente, professore, io non capisco come c'entrino in questo momento le strade. Lei mi parla di questo gran pianto della sorella e io non so perché ho pensato alle strade quando piove, ma non ci faccia caso, continui pure. Dunque, diceva... Che ha mandato me, sì, professore, ma solo per supplicarla. E per supplicarla di essere cortese, di farle avere... Cosa? Ecco, un piccolo attestato, ma solo per suo conforto e nient'altro. Come qualmente queste dicerie non hanno, né certamente possono avere, vero? Alcun fondamento di verità. E nient'altro vorrebbe. Nient'altro, perché quando a ritornare qui Giacomino, la sorella crede di poter essere sicura che questo non avverrà mai più, poiché lei, da buona sorella, da buona mamma, lo ha persuaso e convinto che questo non deve più avvenire. Dica la verità, non è così? È così, professore. Questo crede proprio di essere riuscita ad ottenerlo. E ora vuole l'attestato da me. Prontissimo, glielo rilascio. Oh, grazie! Ah, grazie, ma cosa vuole che mi costi? Due righe. Come qualmente, avendo saputo di queste dicerie, eccetera, 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 attesto e certifico, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne può andare, reverendo, se ne può andare, glielo faccio. Ma io sono veramente felice, via, professore, via. E ammirato da questa sua carità, via, fiorita! Via. E scusi, non potrebbe darlo a me direttamente? No, guardi, io glielo porterei subito. No, guarda, adesso non ho tempo, ma stia tranquillo che glielo faccio e glielo mando in giornata. Lo manderà a me? No, perché a lei lo manderò direttamente alla sorella. Allora la ringrazio e la riverisco. Scusi, reverendo, prima d'andarsene mi dica un po', lo sa lei che Giacomino, ottimo giovane, ma scioperato, trovò posto alla banca per me, lo sa lei questo? Non vuole che non lo sappia, professore. Lo sa. Certo che lo so, e voglio che lei mi creda. Gliene è gratissima la sorella! Riconoscentissimo! Sono proprio felice di questa riconoscenza. Riverisco, e un'altra cosa, reverendo, un'altra cosa che mi passa improvvisa per la mente. Reverendo, mi chiarisca un dubbio. Crede lei che un giovanotto qualsiasi non possa farsi più nessuno scrupolo, nessun rimorso, se per caso, per puro caso, intendiamoci, una ragazza da lui sedotta e resa madre abbia poi trovato un povero vecchio, questo gran minchione? Ma lo sa che lei ha una gran bella testa? Signora inutile, Marianna. Sa? Non parla, non vuol parlare. Porca, fatemi il favore di rivestirmi subito il bambino. Io? E che so io dove sono i vestiti del bambino? Avete ragione, grazie lo stesso, farò da me. Dov'è Nini?
Ebbene, che è accaduto? Lo domandi a me. Mi sembra la casa dei matti. Ma tu di dove vieni? Ho incontrato per le scale Donna Andolina che scendeva mogio mogio con gli occhi stralunati. Che fa, Lina? Che t'ha detto? Niente, non m'ha voluto dire niente. Sai che ti dico? Andiamoci. No, aspetta, aspetta. Forse non è prudente in questo momento. Ora il cocchetto, piano piano, se ne viene a spassino con papà. Quanto mi piacerebbe che mi chiamasse nonno. Con papà e Nini andremo a trovare Giammi. Come lo chiami tu, Giacomino? Giammi. Giammi. E allora tutte e due adesso, piano piano, ce ne andremo a trovare Giammi. Professore, che dice? Dove vuole andare? Levatevi. Ma pensa a quello che fa, santo Levatevi. Dio. Ma voi coprirsi di vergogna. Levatevi. Io lo impedirò io. Non si metta con questa maschera davanti a tutto il paese. Maschera. Maschera. La vostra è una maschera. Ah, sì, sì, creda, creda che è andata bene, sa, proprio bene. Lasciato nell'illusione di aver indovinato lo scopo della mia visita. Ma com'è buono questo caffè! Va bene, di zucchero? Benissimo, ecco. Andiamo per le spicce, mi disse a un certo punto. Mandato dalla sorella, lei vorrebbe che io pregassi Giacomino di non rimettere più piede in casa mia. Vuole questo? E io allora, no, professore, non questo propriamente. Mi immagino lui allora. Restò, restò, non se l'aspettava. Gli pareva che il più per noi fosse questo, impedire l'andata di Giacomino a casa sua. Come seppe che questo era per noi pacifico e non andava neppur più messo in discussione, ma come, mi dice, e allora? Già, già, mi immagino. Sarebbe stato meglio però se codesta benedetta assicurazione se la fosse fatta scrivere sotto gli occhi. Glielo chiesi, mi rispose che non aveva tempo. Insistere per il momento non sarebbe stato prudente. Bisognava dire la cosa e saperla dire, ma poi lasciarla lì, fingendo che per me non avesse alcun valore pratico, mi spiego, ma soltanto morale, di conforto per lei. Magari anche un poco ingenuo, mi spiego. Sì, capisco, ingenuo è difatti. Ma lei sa bene che non è per me. È so. Per la ragazza che vorrebbe averla codesta dichiarazione. Ora temo che li ci ripensi e non me la scriva più. No, no, non credo. Me ne assicurò più volte. E dato che la cosa per lui non ha alcuna importanza, la farà anche per il piacere di gabbarci con niente. Intanto con la mia visita si è guadagnato questo, che neppur lui mette più in discussione che Giacomino possa rimettere piede in casa sua. Il professore, signorina, il professore, il professore. Come? Qua? Davanti alla porta. Sento il campanello, corro ad aprire. Per fortuna mi viene prima di guardare la spia. Lui, lui. E col bambino. Ah, col bambino. Anche col bambino. Che dracotanza, mio Dio. Sorpassa ogni limite. Ha capito? Non mette più in discussione che Giacomino possa andare a casa sua. Ma io credeva, ed signorina. Ed eccolo qua che viene lui, invece, a casa di Giacomino. Che fare, intanto? Cosa vuole che gli si dica? Proibirgli. Proibirgli di entrare. Diteli che Giacomino non è in casa. Ecco, così, così, ditegli così. Senza aprire la porta, dalla spia. Non dubiti, glielo dico dalla spia. Lo vede, padre? È lei che dice... Ma io sono veramente trasecolato, signorina, mi creda, per l'improntitudine di quest'uomo. Dio mio, come si fa? Oh, bisogna tener duro, signorina, non transigere.
e pareva rassegnato, pareva, io non so, mi domandò lui stesso che gli parlassi chiaro, aperto, e io con tutti i debiti riguardi mi licenziò, assicurandomi che me ne potevo andare via tranquillo. Ed eccolo qua col bambino, mandato dalla moglie, certo. Ma io mi domando se in un caso come questo non sia più conveniente un uomo così affrontarlo apertamente anziché nasconderci come stiamo facendo. Ma chi lo affronta? Lei? Io no, non sarebbe conveniente. Non per tirarmi indietro, ma qui ci vuole uno della famiglia. Lei, signorina Rosina. No, ma perché no? La sorella. Oppure lui, guardi, Giacomino stesso. No, Giacomino no. Giacomino, no. Ma abbia pazienza, signorina, dia retta a me, non ora perché non è prevenuto. Ma se Giacomino trova il coraggio di dirgli in faccia lui stesso che tutto è finito, che non s'attenti più a venire qua. Vai con la nostra buona Filomena. Se n'è andato? Che andarsene, non vuol saperne. Ma non gli avete detto che Giacomino non è in casa? Detto e ridetto 100 volte. E lui? Ride. Ride? Ride, dice, va bene. Che vuol parlare con lei, dice? Con me? Mi sono provata a fargli intendere che neanche lei fosse in casa. E lui? Ride. Apritemi e l'aspetterò. La porta, dico, è sbarrata, non ho la chiave. Sa che ha fatto? Si è seduto sullo scalino. Allora l'aspetterò qua. Non se ne andrà neanche a legnate. Orsù coraggio, signorina, lo riceva, procuri di frenarsi quanto più può, fermezza e pazienza, lei ne ha tanta, dia retta a me. E voi, Filomena, che devo dirvi, andate ad aprire, no? Intanto, signorina, con il suo permesso io mi ritiro di qua. Può andare da Giacomino in camera sua. Ecco, giusto, da Giacomino, fermezza. Cara signorina Rosaria! Ma come, professore? Vieni a cercarlo anche qua! E col bambino! È una bellissima giornata. Da 3 giorni il povero piccino non usciva di casa. Ma non aveva altro posto dove portarselo, proprio qua, scusi. E perché non qua? Giacomino non si fa vedere da parecchi giorni. So che non è andato neppure alla banca, per strada non l'ho più incontrato, allora ho pensato che forse non si sentiva bene e sono venuto a vedere come stava. Sta bene, benissimo, professore, tanto che non è in casa, come Filomena le ha detto. Scusi, signorina, vedo che lei mi tratta in un modo, ho forse fatto offesa senza saperlo a lei o a Giacomino venendo qua. Lo domanda, da sé non lo capisce, capisco, vero? Capisco, signorina Rosaria, capisco. E prima di tutto capisco che certe furie è meglio lasciarle svaporare. Io non ho furie. Le ripeto che Giacomino non c'è. Se vuole vederlo e parlargli, mi faccia il piacere di non incomodarsi un'altra volta a venire a cercarlo qua. Verrà lui, Giacomino, a trovar lei. Ma non a casa. Ah, questo per patto. Né lei più a casa mia, né più lui a casa sua. Però a trovarlo a scuola dove lei l'indicherà. Vedi, poi dice che non ha furie. Qui deve essere nato qualche malinteso. Sarà bene chiarirlo subito, dia retta a me, senza sotterfugi e soprattutto senza riscaldarsi. Sei d'accordo, professore, a spiegarci una buona volta. Quanto prima, tanto meglio. Oh, ora sì che ci siamo e metteremo tutto ben in chiaro, non dubiti. Allora mi lasci sedere e vado a chiamare Giacomino. E dagli, non c'è! E quante volte le si deve ripetere? Scusi, signorina, i preti a casa sua usano forse parlare con le seggiole? I preti? Come c'entrano i preti e le seggiole? Ecco qua un tricorno. È la seggiola, io conosco le buone abitudini della famiglia. Ma lasci stare, è di padre Landolino. Ma non gli faccio male, dico che non posso supporre che stia di là senza compagnia. Giacomino sarà certamente con lui. Niente affatto, padre Landolino era qua con me, ora è di là con Filomena. E non stia a mischiarsi negli affari di casa mia. Mischiarmi? No, non ho mai avuto questo vizio. Gli altri sì negli affari miei, e come... Dunque, Giacomino non c'è. Non c'è. Non c'è. E allora me ne devo andare.
Perché vuol farmi ritornare? Le ho detto che non c'è bisogno che lei ritorni. Verrà Giacomino a scuola. Ma vuol farlo incomodare a venire fino a scuola mentre io sono qua e lui è di là, eh? Potremmo metterci a parlare. Sì, 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 ha ragione, professore. Vado a chiamarlo per farla finita una volta per sempre. Poiché abbiamo da fare con un uomo così petulante. Calma, calma. Ma che calma, me ne vado. Perché non so più che cosa mi verrebbe da fare. Aspetti qua, vado a chiamarlo. Grazie, grazie, signorina Rosaria, grazie. Boh, boh, boh. Boh, boh, boh. Niente paura, bambino mio, niente paura. La zia scherza. Adesso gliele faremo sbollire tutte queste furie. Sai piuttosto chi verrà adesso? Giammi. Gli vuoi bene tu a Giammi? E già, ti porta anche lui le chicche, i giocattolini. Però tu devi volere più bene a me. Assai più a me che a lui, perché io per te presto non ci sarò più. Queste cose tu non le puoi capire e forse non le capirai mai, perché quando potrai capirle non ti ricorderai più di me che ti ho tenuto così, che ti ho stretto così. Ecco Giammi. Vai. Vai da Giammi. Dio che faccia. Ehi, Giacomino. Che ha da dirmi, professore? Ma non vedi il bambino? Io mi sento male, professore. Ero buttato sul letto. Non posso né guardare né parlare. Già, ma il bambino, scusa. Ecco. Mi dica, la prego, che cosa vuole da me? Nini, guarda, tu ti metti qui, aspetta. Vedo qualche cosa, c'è qui un libro, che cos'è? Un album, posso prenderlo? Ma prenda quello che vuole. Ecco, allora tu guardi quest'album, magari ti metti in ginocchio, così lo puoi sfogliare meglio. Lo apri piano piano, senza strappare, guarda quanti bei pupi ci sono, guarda, sai chi è questo qui? Questo è Giammi, quando era piccolo come te. Piano piano, senza strappare. Io me l'ero immaginato che tu ti dovessi sentir male. La testa, si vede. Professore. Sediamo, figliolo, sediamo, perché così in piedi non possiamo discorrere. Piano piano, Nini, senza strappare. Ti volevo domandare se il direttore della banca ti ha detto qualche cosa. No, niente, non l'ho visto nemmeno. Non ci vai da 3 giorni. Non ci sono andato, perché mi non sento... Non importa, te lo domandavo solo perché ieri io lo incontrai per strada, mi chiese di te, allora... Discorrendo, si parlò del tuo stipendio e io gli ho fatto notare che non era quello che doveva essere. E allora, sai, siamo rimasti d'accordo che ti sarà cresciuto. Professore, io la ringrazio. Ma di che mi ringrazio? Ma mi faccia il piacere, la carità, di non incomodarsi più, di non curarsi più di me. Ecco. Bravo. Non abbiamo più bisogno di nessuno ora, Ma non è per questo, professore. Se lei non vuol capire. Ma cosa vuoi che capisca? Mi puoi impedire, scusa, se voglio farti un po' di bene, che te lo faccio? Ma se io non lo voglio? Tu non lo vuoi e io te lo voglio fare lo stesso. Per mio piacere, non sono forse padrone. Mi dici che non devo più curarmi di te, ma di chi vuoi che mi curi allora? Scusa, aspetta, poi parlerai tu. Stammi a sentire. Devi sapere che ai vecchi, i vecchi che non siano egoisti e che abbiano stentato nella vita come ho stentato io, fa piacere vedere i giovani che se lo meritano, farsi avanti per loro mezzo e godono se essi sono contenti. Ora tu lo sai che io ti considero come un figlio, come... Che fai? Piangi? Perché? Non mi tocchi. Non mi s'accosti, professore. Lei mi sta facendo soffrire una pena d'inferno. Lei! Io non lo voglio, questo suo affetto. Per carità, la scongiuro, se ne vada. Se ne vada e si scordi che io esisto. Ma perché? Che hai? Vuol sapere che ho?
Glielo dico subito. Mi sono fidanzato, professore. Ha capito? Mi sono fidanzato. Fidanzato. Sì, e dunque basta. Basta per sempre, professore. Capirà che ora non posso più vederla qua. Comportare la sua presenza in casa mia. Mi cacci via, eh? No, ma se ne vada. È bene che lei se ne vada, professore. Quando è stato? Come? Così, senza dirmene niente? Già da un mese. Da un mese? E tu seguitavi a venire a casa mia? Lei sa come ci venivo. E con chi? Con chi? Dimmelo. Con una povera orfana come me. Amica di mia sorella. Amica di tua sorella. Bravo, bravo. E si lascia tutto così, non si pensa più a niente, non si tiene più conto di niente. Ma scusi, professore, mi voleva schiavo. Schiavo? Schiavo? Io che t'ho fatto padrone della mia casa e tu mi dici schiavo? Ah, questa sì che è vera ingratitudine. Il bene che ti ho fatto, il bene che ti ho fatto l'ho fatto forse per me. Che cosa ne ho avuto io del bene che ti ho fatto? L'ingiuria, la baia di tutta la gente stupida che non vuole capire il mio sentimento. Dunque non lo vuoi più capire neppure tu ora. E va bene. Senti, stammi a sentire, ragazzo mio. Io non so ancora, non voglio neanche saperlo, che sia questa tua fidanzata. Sarà senza dubbio una giovine per bene. Ma pensa che non è possibile che tu abbia potuto trovare di meglio dalla madre di questo bambino, e non parlo solo per l'agiatezza. Dico che tu ora hai già la tua famiglia in cui non ci sono di più che io che non conto per niente. Ma che fastidio vi do, guarda, se vuoi, per la vostra pace, io posso anche andarmene. Ma che cosa è stato? Che cosa è accaduto? Come ti sei potuto voltare così d'un tratto il cervello? Dimmelo! Ma che vuole che le dica? Come non si accorge, professore, che tutta questa sua bontà... Questa mia bontà, cosa vuoi dire? Mi lasci stare, non mi faccia parlare! No, parla, devi parlare! Vuole proprio che glielo dica? Sì. Ma non comprende dunque da sé che certe cose si possono fare soltanto di nascosto e non sono possibili alla vista di tutti, con lei che sa, con la gente che ride! Ah! Ma la gente che ride. E parli tu della gente che ride, ma ride di me la gente, ride perché non capisce, io lo lascio ridere perché non me ne importa niente. All'ultimo vedrai chi riderà meglio. No, figliolo caro, è l'invidia di saperti a posto, sicuro del tuo avvenire. Sei così, guardi professore, sei così, lasci stare me, ci sono tanti altri giovani che hanno bisogno d'aiuto. Che dici? Che cosa hai detto? È giovane Lillina, ma è onesta per Dio, e tu lo sai. Nessuno meglio di te lo può sapere. È qua il suo male, dove credi che sia, pezzo d'ingrato. Ora la insulti per giunta. E non ti vergogni, non ne senti rimorso in faccia a me, ma per chi l'hai presa? Per chi l'hai presa? Credi che possa passare dall'uno all'altro così come niente? Madre di questo bambino che tu sai bene di chi è, ma che dici? Che dici? Come puoi parlare così? Tu! E lei, professore, come può lei piuttosto parlare così? Hai ragione. Povero Ninì mio, che sventura,
Che rovina! Che sarà di te, che sarà della tua mammina? Che baratro! Che baratro! Ed io piango. Piango perché mio è il rimorso, piango perché io ti ho protetto, io ti ho accolto nella mia casa, io le ho parlato di te in modo da toglierle ogni scrupolo di amarti. Ed ora che ti amava, sicura, madre di questo bambino, ora tu... Pensaci, Giacomino, pensaci, guarda che io sono buono, ma appunto perché sono buono, se vedo la rovina di una povera donna, la rovina di una creatura innocente, guarda... Guarda che io sono capace di tutto, sono capace di tutto, pensaci Giacomino, io ti faccio cacciare via dalla banca, io ti butto di nuovo in mezzo a una strada, sai? Ma sì, faccia quello che vuole, professore, io già me l'aspettavo. Ma te l'aspettavi? Te l'aspettavi, ma guarda che io sono capace di fare anche quello che non ti aspetti, io vado ora stesso con questo bambino per mano a presentarmi alla tua fidanzata. Eh no, per Dio, questo lei non lo farà. Non lo farò, e che potrà impedirmi? Glielo impedirò io, perché lei non ha il diritto di andare a turbare una povera ragazza. Non ho il diritto, non ho il diritto, e chi ti dice che non ho il diritto? Io difendo la madre a questa creatura, io difendo questa creatura e difendo anche te, ingrato, che non ragioni più. Io andrò a parlarle e domanderò a tutti se c'è coscienza a rovinare così una casa, una famiglia, a far morire di crepacuore un povero vecchio e lasciare così un piccolo innocente come questo, Giacomino, come questo. Ma guardalo, figliolo mio, guardalo, guardalo, cos'è, non hai più cuore, guardalo, è il tuo bambino, questo qui, è tuo, è tuo. Dito, peccato mortale, Giacomino! Non posso più sciogliermi ora, lasciatemi andare! Giacomino! Distruttore delle famiglie, vada retro! Giacomino, io credo! Che crede? Lei neanche a Cristo crede!